Rosario, innanzitutto Senex, non tutti forse lo sanno, il perché di questo nome? Il nome è nato così, stavamo seduti qui quattro amici, abbiamo scelto dei nomi a caso, poi per esclusione un nome corto, orecchiabile, facile da memorizzare, ed è nata sta parola Senex. Siamo andati a vedere anche il significato, che dal latino Senex vuol dire senato, e non c'entra niente diciamo con l'abbigliamento, però è nato soprattutto per arrivare subito all'orecchio delle persone e rimanere in testa. Quanto è importante in un periodo come quello che stiamo vivendo anche prendersi cura comunque di se stessi, no? Che può significare anche il vestirsi come si vuole, esternare qualcosa. Quindi l'abbigliamento resta comunque nella vita dell'essere umano un qualcosa di essenziale, di fondamentale. Serve un personale preparato come il tuo per poter consigliare. Beh, in questo periodo è importante, non so se avete notato già dalla scorsa collezione, quest'inverno e quest'anno alle mie spalle vedete tantissimi colori. Serve proprio a invogliare quella voglia di vestirsi dopo tanti giorni che siamo stati chiusi per lockdown. E la moda fa questo, risvegliare quella voglia di essere vivi, di uscire, di riconquistare di nuovo l'aria aperta, il gruppo, la fratellanza, l'amicizia e stare insieme. Ecco, è importante diciamo l'esperienza a poter consigliare cosa dare per poter indossare. Soprattutto la moda è un qualcosa che evolve, che comunque è sempre in continuo cambiamento, si cercano anche di recuperare comunque, no, molto spesso delle tendenze o degli stili che vengono direttamente dal passato. Come vedi che evolve la moda? Quali sono le cose che hai notato col passare degli anni? Quali sono le cose che ti sono piaciute e quelle che ti sono piaciute di meno? La moda evolve velocemente, però ritorna, è un circolo vizioso, fa vedere qualcosa, poi va avanti e poi ritorna e te lo fa richiamare. E in effetti da qualche anno siamo ritornati al passato, sia con i colori, sia con i modelli, vita alta. Ricordate che una volta c'era la vita bassa e prima della vita bassa c'era la vita alta. E siamo tornati anche alla zampa, sia per la donna, e si sta allargando anche per l'uomo il pantalone. E perciò è un circolo che ritorna. E la cosa bella è questa, che c'è qualcuno che rispolvera gli indumenti dei propri nonni o genitori che vogliono indossare, so perché richiama la moda attuale. Ed è bello anche questo. 20 anni di attività, qual è il ricordo più bello che hai? Un ricordo, tanti ricordi, oltre ai clienti che dopo tanti anni tornano e dicono io sono quello che per anni fa comprava questo e sono ritornati a ricomprare. Altri ricordi, tutte quelle sfilate che organizzavamo in piazza o nei locali, grazie agli amici che ci univamo, facciamo, proviamo, organizziamo, a tutte quelle ragazze anche del paese che si prestavano a sfilare, c'era tutta questa complicità che era bellissima, che adesso si è persa un po' per colpa del lockdown. Altre cose belle, tutta quella gente che ti incontri, ma tuttora incontri per strada, ti saluta perché ha il tuo capo sopra, è orgoglioso di portarlo. Quindi un'ultima battuta, perché l'abbiamo già visto anche in un'altra attività, entriamo qui proprio nel personale, che comunque è stato l'evento dell'altro giorno. Quanto effettivamente è bello comunque, no, vedere che tu sei anche un esempio comunque dal punto di vista sportivo, l'attività che fai con i bambini, e poi comunque resti anche il punto di riferimento, no, nell'abbigliamento, nel consiglio che dai al cliente che viene qui per vestirsi al meglio. Lo sport è una passione che è nata 20 anni fa, quasi quasi, per colpa, diciamo colpa di amici, e me la sono portata ed è cresciuta. Crescendo anche l'agonismo, andando a sfidare me stesso con gare al limite, Spartan Race, OCR, roba del genere. E così è nata, anche insegnandola ai ragazzini da qualche mese a questa parte, legando anche al mio lavoro che curi il fisico, così riesce a vestire meglio, riesce a indossare di tutto e cerchiamo di intersecare tutto insieme e portiamo avanti.